Termina in parità il derby Apulo-Lucano tra Brindisi e Picerno, una gara dalle poche emozioni nella prima frazione di gioco, più Picerno nella prima parte. Al sesto minuto l'occasione più importante con il tiro dal limite di Pagliai, la deviazione miracolosa di Albertazzi sulla traversa. Il Brindisi prova a guadagnare metri, l'occasione la crea al ventunesimo con Ganz che si gira dentro l'area di rigore, il tiro si stampa sulla traversa. Nella difesa ancora subito Brindisi pericoloso, al quarto è Nicolao che dalla sinistra mette una sfera precisa al centro per la testa di Bunino che termina però sul fondo. I primi cambi provano a dare la svolta alla gara, l'ingresso di Ceccarelli per il Picerno porta al cross per la testa di Sant'Arcangelo che porta in avanti gli ospiti. Passano solo 4 minuti però ed è Brindisi a pareggiare, inserimento di Albertini in area di rigore, strattonata per lui che termina giù in area, calcio di rigore che Bunino non sbaglia. Il Brindisi prova a insistere nel finale al 90esimo, l'occasione per Petrucci che vince un rimpallo, tira da buona posizione ma calcia sul fondo. Alla fine un punto che muove la classifica di entrambe le formazioni.